Da questa parte, signore. Prego. Come loro possono notare, ci stiamo portando verso il castello di San Giorgio, costruito alla fine del 300 da Bartolino da Novara. La sua posizione ai margini della città consentiva di guardare sia dentro che fuori le mura. Da questa parte, prego. Tra poco potrete ammirare quello che è considerato il gioiello più prezioso della reggia gonzaghesca. Ecco, si tengono da questo lato. Un'opera mirabile. Il capolavoro di Andrea Mantegna. La Camera Picta. A questo capolavoro il grande artista padovano lavorò per 9 lunghi anni, suscitando le lamentele del marchese Ludovico II che gli aveva commissionato il lavoro. Sulle pareti vediamo infatti il marchese Ludovico con la moglie Barbara di Brandeburgo e la corte. Per questo la stanza è conosciuta in tutto il mondo come la Camera degli Sposi. Siamo rimasti soli. Dove sono finiti gli altri? Ma in ogni caso è meglio avviarci. Il cicerone ci ha raccomandato di restare in gruppo. Sì, ma da che parte sono andati, accidenti? Beh, è semplice. Basta seguire le voci. La corte dei Gonzaga è un complesso intricatissimo di cortili, piazzali, giardini, costruzioni. Stiano in gruppo, per favore, perché è facile perdersi. Quello che vedete oggi copre una superficie di 34.000 metri quadrati. Eppure non è che la metà dell'antica reggia gonzaghesca. D'altra parte, l'ampiezza della reggia si spiega con i 4 secoli di continui accrescimenti voluti dalle varie generazioni di Gonzaga. Si noti poi che oltre al Gonzaga e alla sua famiglia trovavano posto in queste sale gli ospiti di alto rango, il personale di compagnia di servizio, ecclesiastici, e poi c'erano chiese, teatri, magazzini, scuderie, corpi di guardia. Le origini della reggia Ascolta, li abbiamo proprio davanti. Mantova dal 1273 fino al 1328. Dai, corri, li abbiamo quasi raggiunti. Sì. Thank you.
questo non è un palazzo, è un labirinto. E sai, ho letto da qualche parte che la corte dei Gonzaga è una specie di città nella città. Pensa che nel 600 si scriveva che il duca di Mantova poteva ospitare contemporaneamente 5 re con relativo seguito. Ma quante stanze ci sono? Ma più o meno 600. Il nano? Sì, è scomparso. Era dietro di noi. Ma dove sarà finito? Per me l'abbiamo perso mentre correvamo per quello scalino. Ma la cosa più urgente adesso è ritrovare la corda. Ad essere un po' preoccupato. No, niente, devi sapere che una volta un nobile cinese volle costruire un labirinto nel quale ogni uomo si sarebbe perso. Solo con lui. Allora noi... Esatto. Noi svoltiamo sempre a sinistra. Guarda, da qui si vede il lago. Beh, Mantova è una città d'acqua. Una volta era completamente circondata, come un'isola. Lo stesso nome dei Gonzaga, pare, derivi dall'acqua. Ma in che senso? Nel senso che una diramazione del Po era chiamata Gunziaga. E siccome i nostri amici venivano di lì... Ehi, ma quella è la nostra comitiva! Da Gunziaga, proprio così erano chiamati, e diventarono padroni di Mantova col classico colpo di Stato. Infatti, la notte del 16 agosto 1328, Luigi Gonzaga, alleato con Verona, fece irruzione nella città e trucidò l'intera famiglia dei Bonacolsi, che allora erano i signori di Mantova. L'episodio è appunto raffigurato in questo quadro del Morone. Una volta arrivati al potere, i Gonzaga si resero conto che la loro forza dipendeva dall'essere una specie di stato, diciamo così, cuscinetto tra le grandi potenze di Milano e Venezia. Da una parte le truppe veneziane, sempre pronte a premere sui confini milanesi. Dall'altra i Visconti, ben decisi a ingrandire il loro ducato a spese dei veneziani. In mezzo il piccolo stato mantovano, un piccolo stato che poteva far pendere la bilancia da una parte o dall'altra. Ma per far questo, i Gonzaga avevano bisogno di sapere tutto su tutti, in ogni momento. Ecco, adesso tu sai perché sei qui. Tu sei uno di noi. Guardati intorno. La nostra presenza qui non è mai stata casuale. Noi qui possiamo guardare senza essere visti, sentire senza essere uditi, spiare, controllare, sorvegliare e riferire. Sì, riferire. Perché noi eravamo la vera forza di casa Gonzaga. Noi! Vieni! Vieni avanti! Guarda! In effetti, la vera forza dei Gonzaga era costituita dai loro informatissimi e temutissimi ambasciatori. Si può quasi dire che non c'era palazzo in Europa
che non fosse controllato dalla diplomazia gonzaghesca. A corte, invece, appaiono con sempre maggiore frequenza le figure dei nani. In questa reggia, infatti, si fermavano regnanti, diplomatici stranieri, nobili. Tutti costoro consideravano i nani degli innocui buffoni. In realtà, questi piccoli personaggi erano osservatori attentissimi, che vedevano e ascoltavano tutto, passando inosservati. Ci furono momenti in cui alla corte dei Gonzaga non si poteva alzare una tenda senza rischiare di trovarci dietro una spia. Certo, dietro ogni tenda, ogni finestra, ogni porta, ovunque, ovunque, poteva nascondersi uno di noi, uno come te. Per questo non devi avere paura, tu non puoi perderti in questa reggia. Per secoli altri come te hanno percorso questi corridoi, aperto queste porte, guardato da queste finestre. Per spiare. Ascoltare. Riferire. Specie di brutto sogno. Già, ma chi di noi due sta sognando? Forse un altro che sta sognando noi. Senti, io non vorrei fare l'isterica, ma secondo me qui ci siamo persi. Ma come si fa a perdersi in un monumento nazionale? Dunque, ragioniamo. Questo dovrebbe essere il cortile costruito da Giulio Romano. È bellissimo. Sarà costato un patrimonio. Oh, beh, sai, in fatto di spese, i Gonzaga non andavano tanto per il sottile. Pensa che una volta uno dei Gonzaga, mi pare fosse Vincenzo, arrivò a dare un intero feudo ai conti di Canossa in cambio di una Madonna di Raffaello. Beh, non si può certo dire che non amassero l'arte. Quello che volevano fare era stupire i visitatori. Volevano fare di Mantova la corte più fastosa d'Europa. E così chiamarono a Mantova il Mantegna, l'Alberti, Giulio Romano, il Rubens. Peccato che nessuno di loro abbia mai pensato di dipingere un bel cartello con su scritto uscita. Ehi, guarda, il soffitto ha la forma di un labirinto. Ma cosa c'è scritto? Forse che sì, forse che no. Beh, allora vuol dire che forse di qui ne usciremo. Forse che sì, forse che no. Che strana frase. Ma cosa vorrà dire? Forse si riferisce a quella storia della gobba. Quale gobba? Ma sì, quella storia del matrimonio tra Francesco Gonzaga e Margherita Malatesta di Rimini. Sembra che da quel momento il sangue guasto del Malatesta sia entrato nelle vene dei Gonzaga. Come sarebbe il sangue guasto? Beh, sai, dopo quel matrimonio, in ogni generazione di Gonzaga, nasce almeno un figlio gobbo, una specie di maledizione. Allora è per questo che il dubbio era di casa fra i Gonzaga. E ogni volta che doveva nascere un erede provavano un'angoscia terribile. A proposito di angoscia, io comincio ad averne abbastanza. È incredibile. Eppure da qualche parte un'uscita ci deve essere. Che strano. Che cosa? Quegli affreschi. Beh, cos'hanno? Hanno qualcosa di inquietante. Non mi pare. Sono gli affreschi del Pisanello. Fino a qualche anno fa nessuno sapeva niente della loro esistenza. Ma allora come hanno fatto a ritrovarli? Beh, si sapeva che verso la fine del 400 era crollato il soffitto di una certa sala decorata dal Pisanello. Ma in tutta la reggia non se ne trovava traccia.
È stato solo dopo parecchi anni di ricerche che sono riusciti a scoprire dove erano. Sai, erano nascosti da diversi strati di intonaco. Eppure c'è qualcosa di molto strano. Guarda! Dove siamo finiti? E chi lo sa? Mi sembra che torniamo sempre nello stesso punto. Ascolta, sembrano delle voci. Sono scomparse. Senti, adesso vengono di là. Forse la nostra comitiva. Ascolta. Forse ci siamo. Guarda, c'è un giardino. Vieni. Venivano di qua. No, non mi pare. Non c'è nessuno qui. Là, da quella parte, c'è un'uscita. Ehi, ma qui siamo... Santo cielo, un giardino pensile. Questo labirinto di stanze, cortili, corridoi. Un labirinto di cui tu solo possiedi la chiave. Tu, il buffone, il delito di ieri. Tu non puoi perderti in questa reggia. Secoli altri con te hanno percorso questi corridoi, aperto queste porte, guardato da queste finestre. Per spiare, per spiare. Ascolta, ascolta.